In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Primo giorno, nell'ottava, nella festa del Santo Natale, celebra Santa Madre Chiesa il proto martire Santo Stefano. Abbiamo lungamente meditato insieme come dalla beata eterna felicità e beata eterna vita di generazione, di conoscenza, di amore. Ebbene Dio, proprio per quel suo stesso amore, scende dal cielo, si veste della natura umana, si stringe nel seno della Santa Vergine Maria, percorre tutta una gravidanza nella consapevolezza di percorrerla, si fa stringere in una mangiatoia, per cosa? Fare affrontare le incredibili maledizioni della vita causate dal peccato originale di Adamo ed Eva. Tranne il peccato, dunque, però soffrendo fame, sete, freddo, ma soprattutto soffrendo la malizia del peccato, e affrontando il così dire padre di questa malizia, Satana. E se possiamo dire da gran signore affronta Satana, perché per Dio schiacciare Satana, insomma, non ci vuole niente. Però Dio, essendo un gran Signore, dice: tu hai distrutto il genere umano attaccandoti, te che sei un angelo, vigliacco, ti sei attaccato alla debolezza della natura umana. E poi fra Adamo ed Eva hai scelto l'anello debole e sei andato da Eva. E va bene, io ti vinco e ti schiaccio mostrandoti il fianco della mia natura debole. Provaci. La ragione per la quale anche la Santa Vergine Maria, così dicono qualche padre della Chiesa, è la ragione per la quale doveva essere sposata. Non solo per proteggerla, non solo per non esporla alla lapidazione perché incinta poteva essere ritenuta come un'adultera, ma anche per celare a Satana il fatto che lei avesse concepito virginalmente. Ebbene, per affrontare dunque tutto questo gran combattimento, questa grande, chiamiamola, rivincita di Dio sul diavolo, affronta, si abbassa, si annientisce, per così dire, prendendo appunto la forma del servo senza averne il peccato. E sappiamo bene che vince il diavolo, vince la malizia e vince anche la malizia specifica di quel popolo che fu l'eletto e che lo odia tuttora. E già in questa prima giornata, dopo i festeggiamenti della sua nascita, già viene annunciato che voi, i miei nemici, che mi state perseguitando da 2020 anni, fra poco, ebbene, sarete vinti anche voi, perché non mi vedrete più, finon a quando diciate benedetto colui che viene nel nome del Signore. Lì veramente ci cascano le braccia, come mettere insieme la giustizia e la misericordia di Dio, pensando che questi nemici di Gesù Cristo, che stanno agendo in un modo così spudorato, ebbene un giorno si convertono e proclamano
la divinità di Gesù Cristo, lo serviranno un po' come il Saulo. Il Saulo dunque che ha dovuto fare lì veramente da complice a potenza di tanti quanti erano presenti custodendo i loro vestiti per fare lapidare Stefano e godere, vederlo morire pian pianino. Tutto questo, dunque, il giorno dopo Natale, dove appunto in Santo Stefano tutto quel percorso che Gesù Cristo ha fatto dal cielo e dalla terra si ripercorre dalla terra al cielo, perché lapidato così il Santo Stefano fuoriesce da quella stessa carne umana che il Cristo ha voluto assumere. Il Santo Stefano fuoriesce e trionfa di quella grande malizia che Dio è venuto ad affrontare facendosi uomo. E soprattutto dà un primo esempio, prima testimonianza di quella vittoria di Gesù Cristo sul peccato, e dà una testimonianza come Gesù Cristo nei suoi membri continua e deve continuare a trionfare della morte e della malizia e del peccato. E come avevamo meditato insieme il grande mistero, non solo intanto quello della natura umana che sussiste nel Verbo divino e con la natura divina forma un solo Cristo, abbiamo però anche accennato questo grande, incredibile mistero del corpo mistico di Gesù Cristo, nel quale appunto il Stefano, lui persona, è lì che parla saggiamente, che vede Dio, che confuta le false teorie di quei membri della sinagoga, che viene svestito, che si inginocchia, che riceve un primo sasso, un secondo sasso, che inizia all'ennesimo sasso di cedere, ma che morendo prega: Signore Gesù, accogli l'anima mia, e prima di esalare: Signore, non imputare loro questo peccato. È ben Stefano che lo fa. E pertanto Stefano questo non lo può fare da uomo. Come non era possibile da uomo urlare nel momento della morte sulla croce che è asfissia, così non è possibile a un uomo avere questi pensieri, queste parole soprannaturali nella bocca, nel cuore e anche nel corpo. Perché sta per essere lapidato. Vediamo certi film di altri paesi, di persone lapidate, ebbene il primo gran sasso ben centrato fa tacere il colpito e presto probabilmente anche perde conoscenza, secondo poi di quanto è la crudeltà con quale viene fatto. Ma qui si tocca con mano che è Stefano che muore martire, è Stefano che è martire, però è il Cristo che agisce in lui. E attraverso lo Spirito Santo agisce in lui. E non è un modo di dire. Non è un modo di dire. Non è come quando io recito bene una poesia di tal poeta che uno può dire: guarda, questo poeta veramente si manifesta in questa declamazione, è proprio Dante, bellissimo. Non è così. È un reale agire. Ed è agire attraverso appunto la grazia santificante, che non è un concetto, è una vera e propria vita che fa agire appunto e che fa trionfare del peccato e della morte. E così dunque lui fuoriesce dalla strettezza della carne, dalla strettezza e dell'angustia della malizia umana, e per primo entra trionfante nella gloria dei cieli. Questo ci viene subito
all'inizio, il secondo giorno, già proposto come oggetto di celebrazione del culto, affinché noi capiamo sin dall'inizio che è per la nostra salvezza che Lui si è fatto uomo. Così non siamo tentati magari di lasciarci andare a dolcezze al presepe, per quanto giuste e per quanto anche le si capisce, però bisogna capire che qua questo presepe è ordinato alla croce. E così cogliamo il sceso dalle stelle per seguirlo attraverso la sua croce di nuovo alle stelle, e questa è la grazia che chiediamo per intercessione della Santa Vergine Maria, nome del Padre, del Figlio, Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Sì, sì, sì.